Ciao bang ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare ragazzi vi volevo dare un'informazione. Ho deciso di riunire diciamo in un unico video tutte quante le uscite box anime del mese, no? Come ben sapete io ricevo tantissimi mille appunto box anime per farci la recensione, sia da parte di Cuch Media sia da parte appunto di Dinit, che sono due aziende completamente diverse che producono anime completamente diversi in box completamente diversi. Dunque, senza fare un video dedicato ad ogni singolo box, che mi porta via molto tempo, ma soprattutto intasa un po' il canale, visto che secondo me è meglio avere un unico video con tutte quante le uscite di quel determinato editore rispetto a averne 150.000 che non sai più dove cavolo guardare. Dunque ho deciso di fare questa cosa qua, spero vi piaccia, mi sembrava una cosa carina da fare. Comunque ragazzi, questa volta partiamo appunto con Dinit, con le uscite di marzo. Purtroppo le uscite di marzo mi sono arrivate praticamente ad aprile e hanno avuto dei leggeri rallentamenti appunto con il magazzino per spedire i box ai recensori. Dunque appunto adesso siamo a metà aprile, praticamente sto facendo le cose di marzo, ma comunque fa lo stesso. Ah ragazzi, una cosa, non è che ricevo tutte quante le uscite appunto sia di Cuch Media che di Dinit, ricevo solo i box che richiedo, dunque magari molte uscite non le vedete semplicemente perché magari l'anime non mi convince troppo, magari hanno finito appunto le scorte dei box da mandare alla stampa e tantissime altre cose. Questo mese ho richiesto tre opere davvero molto interessanti. Partiamo dall'Attacco dei Giganti, la stagione 2, che comprende tutti quanti gli episodi appunto della seconda stagione, dunque la serie completa, e gli episodi vanno dal 26 al 37. Davvero molto bella la copertina, come potete vedere, con il gigante immenso che spacca appunto le mura, i nostri protagonisti che cercano di difenderlo a tutti i costi, e una volta alzata la confezione ci troviamo un'altra bellissima immagine che è quella diciamo del box direttamente Blu-ray, con tutti quanti i nostri personaggi. In questo caso li abbiamo veramente tutti quanti, e anche in questo caso è davvero molto bella. Una volta aperta la confezione ci troviamo ben tre Blu-ray, infatti è suddivisa appunto in questi tre Blu-ray. Il colore è il classico dell'Attacco dei Giganti, dunque questo verdino che non è che mi piace poi molto, e ovviamente l'apertura è in stile libro. Una cosa che mi piace veramente tanto dell'edizione Dinit ragazzi è proprio la cura maniacale quasi per quel che riguarda i libretti. Nel booklet in questo caso non avremo la sinossi degli episodi, riassunto oppure comunque sia delle informazioni che cavolo ne so sull'edizione eccetera, avremo tutte cose speciali come appunto l'intervista al cast ad esempio di Eren, di Mikasa e di tutti quanti gli altri appunto che fanno parte del cast. Poi abbiamo addirittura l'intervista allo staff, dunque tutti quelli che ci hanno lavorato appunto per la creazione di questo anime, con in allegato delle immagini appunto prese direttamente dall'anime. Ecco, questa è una cosa che mi piace, come ho detto anticipatamente, molto dell'edizione Dinit, perché sono proprio complete per il collezionismo. Una cosa che mi piace meno adesso ve la dirò, e come potete vedere sicuramente in questo momento sarà passando anche il menu diciamo del Blu-ray, molto bello, alta qualità ovviamente essendo in Blu-ray 1080, dunque masterizzazione perfetta. Come sempre potremo far partire tutti quanti gli episodi di fila, scegliere ovviamente col menu dedicato i capitoli, dunque vedere noi quello che ci interessa, l'audio, che in questo caso ovviamente abbiamo un audio molto buono. Ma la cosa che mi ha deluso veramente tantissimo è la parte extra. Infatti se apriamo la parte extra ci sarà soltanto appunto il D-trailer e la sigla di apertura e la sigla di chiusura, e mi fa incazzare perché sicuramente nei tre Blu-ray che compongono appunto la serie saranno rimasti certamente almeno 10 giga liberi. Dunque quei 10 giga liberi secondo me potevano riempirli con, che ne so, un'intervista anche presa da YouTube, un'intervista fatta non so in una fiera, no, come potrebbe essere Luca Comics eccetera appunto anche internazionale, delle immagini inedite mentre loro disegnano. Insomma, qualcosa di speciale sicuramente avrebbero potuto inserirlo, invece non c'è un cavolo. Dunque, ricapitolando, bellissima l'edizione in sé, visto che comprende anche il booklet con tutte quante le informazioni, meno bello l'extra, appunto, dei Blu-ray. Ma ora passiamo alle altre due serie richieste, che ho richiesto veramente con grandissima gioia. Sto parlando dell'imbattibile Daitan 3 e ovviamente Mobile Suit Gundam. Ecco, queste serie ragazzi le ho prese perché sto collezionando, anche da parte appunto di Cuch Media, visto che si dividono diciamo i lavori, tutte le serie anime fatte in box ovviamente dedicate ai robottoni. Come ben sapete appunto io sono un grandissimo fan dei robottoni, e avere tutte quante quelle serie anni 70, anni 80 appunto in box completamente rimasterizzate e con diciamo degli extra, come potrebbe essere appunto Zygrobot d'acciaio oppure UFO Robo Goldrake, insomma tutte quante serie da avere assolutamente per i fan dei robottoni. Ma partiamo da Gundam, che comprende tutta quanta la serie formata da 42 episodi. Guardiamo un po' ovviamente la confezione, che è bellissima, devo dire la verità, i colori, la scelta anche cromatica, ma soprattutto proprio lo stile del disegno appunto in stile acquarello, non so neanche come spiegarlo, è davvero secondo me azzeccatissima. Ma anche il retro è bellissimo, e se sfiliamo il cartoncino duro che la ricopre troviamo il box Blu-ray che mostra i nostri robottoni immensi che stanno combattendo, e anche in questo caso ragazzi è da wow. Una volta aperta la confezione ci troviamo la bellezza di 5
5 Blu-ray che compongono tutta quanta la serie, ovviamente suddivisi con il classico slider a mo' di libro per intenderci. La colorazione, diciamo, dei DVD non dice niente, visto che è semplicemente nera, anche se appunto si associa un po' alla serie Gundam, ma niente di speciale. Anche in questo caso, ragazzi, come per l'Attacco dei Giganti, il booklet è semplicemente magnifico, visto che comprende l'introduzione all'anime, la realizzazione dei personaggi, di tutti quanti i personaggi primari, secondari, i nemici, eccetera eccetera, compresi anche ovviamente i Gundam, dunque i robottoni, no? Le loro trasformazioni, le loro armi, le armi che appunto utilizzano. Insomma, questi booklet, ragazzi, sono favolosi per gli amanti della serie, ma questo lo ripeterò per ogni box che vi farò vedere. Ma passiamo al menu del Blu-ray. Molto bella la realizzazione, come sempre appunto in HD, in full HD, anzi con una bellissima immagine dietro. Bellissima anche come è stata studiata la cosa, cioè organizzato il menu con tutti quanti i suoi, le sue opzioni. Abbiamo il classico inizio che farà partire tutti quanti gli episodi, la scelta dei capitoli e ovviamente la scelta dell'audio. In questo caso è possibile selezionare anche il vecchio doppiaggio, cioè dunque il doppiaggio originale giapponese e italiano e il nuovo doppiaggio, dunque questa scelta mi piace molto. Non mi piace per niente la scelta di non avere nessun tipo di extra, infatti da nessuna parte appunto nel menu ci sarà l'opzione, il pulsantino, diciamo, per entrare negli extra. Dunque in questo caso bellissima la confezione, bellissimo appunto il fatto che comprende tutta quanta la serie, bellissimo il booklet con interviste, con gli approfondimenti dei vari personaggi, del Gundam e così, ma bocciato completamente sotto il profilo extra. E ora, ragazzi, passiamo all'ultimo box, cioè l'imbattibile Daitan 3. Allora, questo box, ragazzi, ci porta indietro di 40 anni, perché compie 40 anni, come potete vedere qua, è l'anniversario, dunque veramente tanto, ma tanto, ma tanto vecchio questo anime. Non vedo l'ora di vederlo, visto che di Daitan 3, ragazzi, non sono molto informato, onestamente. Avrò visto qualche puntata, ma quando ero bambino, dunque non mi ricordo praticamente nulla di questo anime, e veramente sono tanto, tanto, tanto curioso. Comunque comprende la serie completa, formata da 40 episodi. Anche in questo caso hanno utilizzato un tratto, diciamo, un disegno a mo' di pastello, mi piace veramente un sacco, sia sul davanti che anche sul retro. Anzi, è quasi più bello il retro di questa confezione in cartoncino rispetto all'immagine principale. Guardate che razza di figata che è. Si vede che comunque questi disegni hanno 40 anni. Mentre una volta sfilato appunto il cartoncino, ci troviamo un'altra bellissima immagine di tutti quanti i protagonisti con dietro il nostro robottone. Una volta aperto anche il box Blu-ray, ci troviamo tutti quanti appunto i CD, suddivisi anche in questo caso con uno slide a mo' di libro e di colorazione sul blu astro. Bella la scelta, secondo me. Ovviamente il titolo giallo ci sta alla grandissima, visto che rappresenta appunto la serie. Ma anche in questo caso, ragazzi, un plauso veramente al booklet. Il booklet, come appunto per le altre due serie, comprende l'introduzione, anzi le origini della serie, ti spiega un po' i robottoni e ti fa vedere anche le immagini, diciamo, originali fatte, disegnate appunto per creare questo anime. Ma la cosa che mi ha stupito, ragazzi, è il menu. Il menu appunto del Blu-ray è davvero fatto benissimo anche in questo caso, immagini in alta risoluzione, bla 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 bla. La scelta di mettere le varie opzioni non sotto o di lato, eccetera eccetera, ma con un controllo, diciamo, a mo' di robottone, se si può dire così, mi è piaciuto veramente tanto. C'è il tastino inizia, la scelta ovviamente del capitolo. Anche in questo caso, se non ricordo male dalla registrazione, perché appunto sono passati 2 giorni, dunque magari mi confondo, c'è la possibilità di settare l'audio sia con il doppiaggio originale che con quello, diciamo, più moderno, e questa cosa mi piace un sacco. E Daitan 3 devo dire che vince sugli altri due, perché nella sezione extra, oltre a trovare la sigla iniziale, la sigla finale di trailer, abbiamo una video intervista, diciamo, allo staff, se non ricordo male, appunto l'anime, o addirittura il direttore, il mangaka. E questa cosa, ragazzi, mi piace un sacchissimo. Veramente è una roba bella vedere anche l'impegno, diciamo, da parte di chi rimasterizza queste serie, di inserirci delle cose che magari non si trovano, o comunque sia sono leggermente più limitate rispetto alle altre, dunque non si trovano facilmente sul web, o anche se si trovassero sul web, appunto è bello averle direttamente dentro un Blu-ray, dunque nell'edizione completa, no? E dunque vince su tutti quanti i fronti, sia come edizione in sé, bellissima davvero, come booklet, ottimo ovviamente, e anche come scelta, diciamo, degli extra.
Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video mensile, diciamo, dedicato ad Unity e alle sue uscite, almeno quelle che ho scelto io. Mi è piaciuto veramente tanto mostrarvele perché rappresenta, diciamo, la modernità e l'antichità, il collezionismo moderno e il collezionismo antico. Dunque veramente ci sta tantissimo come scelta, almeno per chi ama ovviamente i robottoni. Spero vi sia piaciuto ragazzi anche il nuovo metodo, diciamo, per farvi vedere le varie edizioni senza staccare con l'unboxing per dopo ritornare, per dopo ristaccare con il test per dopo ritornare. Ho voluto fare un tutt'uno, no? Dunque io che parlo e poi partono le immagini del mio registrato. Personalmente mi piace molto più questo stile continuo, no? Che staccato. Ma fatemi sapere cosa ne pensate. Comunque ragazzi, durante questo mese vedremo anche le uscite di aprile dedicate sia ad Init che a Coach Media. Ovviamente il link Amazon li trovate in descrizione. Che dire, un pollice su è sempre apprezzato, un commentino lasciatelo qua sotto e ci si becca con il prossimo video. Ciao!